Perdonami se ti rubo un secondo, mi sposto dall'altra parte della città, sponda Inter, perché poco fa è uscito Piero Ausilio, il direttore sportivo dell'Inter, è l'ultimo ad aver abbandonato la sede, aver chiuso questa giornata lavorativa, perché comunque l'Inter, al di là del discorso Mauro Icardi, sta lavorando e sta programmando anche il futuro prossimo. Giugno, Barella resta un nome attenzionato per il centrocampo, ma non è una novità, perché l'Inter continua a monitorare il centrocampista del Cagliari, consapevole di avere un jolly in mano, la preferenza da parte del calciatore, del centrocampista dei Sardi, eventualmente per un trasferimento in nerazzurro. E credo che sia giusto sottolineare come l'Inter abbia fatto dei passi avanti rispetto al resto della concorrenza per Héctor Herrera. Abbiamo detto che spesso l'Inter si sarebbe rivolta al mercato dei possibili svincolati, dei futuri svincolati, dei parametri zero, ed Héctor Herrera, che in scadenza del Porto e non rinnoverà, può firmare liberamente con un altro club. In Italia l'Inter in questo momento è forte su Héctor Herrera. Per il resto, discorso Icardi, prolungamento di Icardi, guardando, parlando anche a microfoni spenti con i dirigenti dell'Inter, c'è grande tranquillità, Valentina. Non credo che ci saranno sorprese negative, almeno da quello che filtra, da quello che riusciamo a capire, da quello che riusciamo a comprendere all'interno di questa vicenda. L'Inter in settimana vorrebbe incontrare assolutamente Van Danara, verrà convocata in sede per intavolare una prima discussione, ma comunque da parte Inter c'è grande ottimismo, c'è la consapevolezza che si farà di tutto per accontentare Mauro Icardi, chiaramente alle condizioni dell'Inter ci si viene incontro, magari da una parte si lascia, dall'altra si allarga un po' il cordone della borsa, diciamo così, insomma ci si viene incontro, ecco, questa è la volontà di entrambe le parti. Quando Marotta e Steven Zhang parlavano di tranquillità in questo senso e si riferivano proprio a questo aspetto, e la tranquillità che ha l'Inter probabilmente è testimone del fatto che c'è la volontà comunque di chiudere positivamente un'operazione che mediaticamente ha fatto molto rumore. Anche se poi hanno lo stesso Icardi. Discorso Piontek. Sì, vai Luca, vai. Scusami Vale, prego, sì. Prego. No, anche se poi lo stesso Icardi, no, ha smentito Piontek, perché l'Icardi Day, vai. Della Gazzetta. Sì, ha smentito l'Icardi Day, ma comunque noi possiamo assolutamente dire che in settimana l'Inter convocherà la sua rappresentante, la sua moglie Nara in sede per iniziare una discussione. Non sarà l'Icardi Day, ecco, l'Inter non vorrebbe che mediaticamente il caso venisse gonfiato all'inverosimile, ecco, è un confronto come tanti altri per prolungare il contratto. È chiaro che si parla dell'attaccante capitano dell'Inter, quindi tutto viene ingigantito anche dopo le dichiarazioni e le uscite della stessa Van Danara. E Barella dove va invece? Barella sta lì, come voleva il Cagliari. A gennaio, quindi? A gennaio. Poi ma a giugno? A giugno all'Inter, 90%, perché se è vero, come sembra ormai vero e assodato, che il Chelsea prende Paredes, poi non è che possono prendere tutti i centrali. Il Chelsea aveva fatto l'offerta più sostanziosa, no? 45 milioni di sterline pari a oltre 50, esatto. Oltre 50 milioni di euro, però era anche, inizialmente era disposto a lasciarlo, poi Sarri ha detto no, lo vogliamo subito, il Cagliari non glielo dà, è un discorso che si riaprirà a giugno, però anch'io, come tanti operatori di mercato che sanno meglio di me queste cose, vedo avvantaggiata l'Inter. Avvantaggiata l'Inter. Anche se Serse Cosmi ha detto lo vogliono tutti, perciò andrà alla Juve. È vero. Che non è un po' la storia della suora Camilla a Roma, perché tutti la vogliono e nessuno se la piglia. Cioè qui in questo caso Barella secondo me se lo prendono. Sì, no. Io credo che l'Inter davvero sia molto avvantaggiata. Via Allan dal Napoli. Barella non va al Napoli, sceglie l'Inter. Barella Nainggolan. Possono coesistere, possono convivere nonostante Nainggolan sia visto da Spalletti un po' più come trequartista? Oppure se arriva Barella va via Nainggolan? Visto anche il periodo di Nainggolan, non brillantissimo come ha chiuso il girone d'andata, non tutto il girone d'andata brillante. Però Spalletti, no, non lo so, forse per consolarlo, forse per ribadire la bontà della sua scelta, che non è stata tanto buona, ha detto, ha messo Skriniar, Nainggolan
Icardi tra i, come, i capisaldi, i no? Capisaldi dell'Inter di oggi e anche dell'Inter di domani. Capito, ma Nainggolan è il fratello gemello, neanche è un gemello. In questo momento è un, un cadavere. detto così simpaticamente. Certo. Non ce ne però, vuole però è poi patetica la cosa che ha fatto quello che ha postato sui social il suo allenamento notturno non so se ha me lo sono perso quando poi, cioè, siccome ha voluto far vedere che lui è sostanzialmente come CR7 e si allena anche di notte. No ma lo sapevamo già che di notte è allenatissimo. Si allena di notte e nel periodo diciamo di ferie. Comunque Nainggolan non c'era bisogno. Nainggolan se resta all'Inter fa il trequartista, perché per fare il centrocampista non ha più la birra. E quindi a quel punto possono giocare insieme Nainggolan più Barella, perché Barella possono giocare insieme, devono però temperare i loro interventi, non tanto il loro carattere. Barella è un giocatore molto importante, ma per giocare in una grande squadra e anche per giocare in una squadra come il Cagliari deve essere ammonito di meno ed espulso di meno, e non credo sia solo colpa degli arbitri. Lui ha un tipo di gioco molto veemente, molto irruente, non si risparmia neanche con le proteste, insomma deve avere un comportamento disciplinare secondo me un pochino più consono, ma non perché a Cagliari sì, neanche a Cagliari lo deve fare, ma perdere una partita, due partite in un contesto in cui si gioca per lo scudetto è ancora più grave. Detto questo però secondo me possono giocare insieme. Se mi chiedi se l'Inter prova a vendere Nainggolan, io ti dico di sì, perché non sono più certo, e lo sono da un po', non sono più certo, anche se non sono sicuro, ma non sono più certo che l'allenatore dell'Inter della prossima stagione sia Luciano Spalletti. E questi sono appunto i tuoi dubbi, che tra l'altro ci stai dicendo, insomma. Ma non sono solo miei. No, dice ce l'ha anche l'Inter. Ma dipende dai risultati, tutto dipende dai risultati per quanto riguarda l'allenatore. Certamente, no? Certamente l'Inter si aspetta una seconda parte di stagione in cui sia confermato il terzo posto, e credo che non ci siano dubbi, e si vada a provare a vincere o magari a vincere qualcosa che si chiami Coppa Italia o che si chiami Europa League. Questo è sicuro. Dopo magari non si trova il sostituto, magari si fanno altri ragionamenti, altre valutazioni per cui Spalletti va bene, ma senza un trofeo, senza qualcosa di significativo, secondo me... Che sia Europa League o Coppa Italia, sì, in questo secondo caso... Me Spalletti fa fatica a rimanere, e con lui fa fatica, se non rimane lui, per me non rimane neanche Nainggolan, perché Nainggolan è un po' stata il suo... La sua volontà estrema è anche il suo errore, secondo me. Francesco Finocchio, secondo te Nainggolan più Barella possono giocare insieme? Secondo me possono giocare insieme. Possono giocare insieme. Ovviamente Nainggolan dipende anche da questi mesi finali e anche dal fatto che Spalletti possa restare o meno, perché comunque se cambia allenatore magari può cambiare anche il modo di giocare, il modulo di gioco, e non è detto che lui resti poi. Ti piace come sta nascendo il Napoli? Anche il Napoli del futuro cambierà pochissimo, a gennaio lo ha confermato lo stesso Carlo Ancelotti, poi a giugno qualcosa si muoverà, questo è scontato. Sì, secondo me la cosa migliore di Ancelotti è stata quella di riuscire a far girare tanti giocatori e magari alcuni che l'anno scorso... Luca Valerossi, 46, fan di Valentino, evidentemente fa riferimento ad un'indiscrezione rilanciata dai tabloid inglesi, è una verità acclarata, ovvero che Mesut Özil si è in rotta di collisione con l'Arsenal, lui ne parla in ottica Inter, ma più in generale ci sono prospettive potenzialmente italiane per Mesut Özil, visto che comunque è ai ferri corti il suo rapporto con Unai Emery. Lui parte da una base di ingaggi, magari che possa piacere all'Inter, che possa piacere ad altre società, io non ho dubbi, però parte da base di ingaggio molto molto, sì, molto molto importanti. Aggiungo che per Gagliardini, ma stavo rientrando in diretta, non sono riuscito a capire il club, è arrivata un'offerta da 25 milioni che l'Inter ha rifiutato, ha respinto al mittente. Da chi? Aggiungo anche che la Lazio per
Me lo dici, dopo la fascia? No, perché sono tornato in diretta e ho dovuto riattaccare. Richiamalo dopo. Non lo so, è arrivata un'offerta da 25 milioni che è stata respinta al mittente, che Wesley è un attaccante che la Lazio ha trattato e ha seguito con una certa forza la scorsa estate. È un'operazione che può completarsi per la prossima estate, ha fatto un grande campionato fin qui al Bruges. La Lazio continua a insistere per Zappacosta, stiamo attenti agli spostamenti di fascia Zappacosta-Palmieri, perché almeno uno dei due a gennaio potrebbe lasciare il Chelsea.